A nome dell'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, istituto che fa parte della rete Parri, intanto voglio ringraziare tutti coloro che saranno presenti alla presentazione del libro di Massimo Nava, che per la verità non ha bisogno di essere presentato perché è un celebre giornalista. E che verrà di Massimo Nava verrà presentato l'ultimo libro e sarà intervistato da alcuni importanti studiosi e spero che questa nostra presentazione vi possa essere utile e soprattutto interessante. Grazie. Darei la parola a Mirko Carrettieri, che però non vedo. Ci sono, ci sono. Ci sei? Ecco, a te la parola. Grazie Ada, buonasera a tutti anche da parte mia. Un saluto e un ringraziamento a tutta la dirigenza dell'Istituto Lombardo, in particolare Ada, Gigi Marchetti e Maria Luisa Betri, e un benvenuto a Massimo Nava, firma importante del Corriere della Sera, che ci presenta oggi il suo ultimo libro, Storia della Germania dopo il muro, edito da Burr nel 2020. A presentarlo con noi, e ricordo che questo evento è condiviso da tutta la rete lombarda degli istituti storici della Resistenza, ci sono tre illustri storici che vado brevemente a presentare. Abbiamo con noi Gustavo Corni, a lungo docente di storia contemporanea all'Università di Trento, grande esperto di Prima Guerra Mondiale e di storia della Germania, a cui ha dedicato molteplici volumi, tra cui una fortunata storia della Germania che è stata di recente anche riedita, oltre a, ricordo, il recente volume su Weimar pubblicato da Carocci. Abbiamo poi Simone Duranti, che saluto con particolare calore perché è un caro amico che non vedo da tempo, ricercatore all'Università della Tuscia, autore di importanti volumi sul fascismo, il totalitarismo, le leggi razziali, che di recente ha curato un volume proprio sul centenario della Repubblica di Weimar per Round Robin. E infine, ma non per ultimo, abbiamo Antonio Valsori, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova, dove detiene anche la cattedra Jean Monnet per la storia dell'integrazione europea, uno dei più importanti nostri storici delle relazioni internazionali. E visto che oggi parliamo del periodo post-89, ricordo solamente il volume Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda, pubblicato dal Mulino nel 2018. Ma ricordo anche che abbiamo qui degli autori che sono tra i pochi che sono tradotti anche in altre lingue, questo ci fa molto piacere. Bene, mi scuso per la concisione della presentazione, ma non rubiamo tempo al protagonista di oggi, che è appunto Massimo Nava, e diciamo, cerchiamo sulla base delle indicazioni di fare due giri di intervento, quindi chiederei a tutti di stare sui 5-7 minuti per ciascun intervento. Comincio io facendo una domanda all'autore, cioè chiedendogli il perché e la storia di questa pubblicazione, che ne segue numerose altre anche sul tema tedesco. Chiediamo quindi a Massimo Nava il perché di questo libro. Grazie. I libri, come sapete, si scrivono perché si hanno delle cose da dire e delle cose da comunicare, e poi perché c'è come sostrato, diciamo, una passione, un interesse particolare per l'argomento, anche se i miei ultimi 20 anni sono stati spesi più che altro in Francia come corrispondente per il Corriere da Parigi. Io ho sempre tenuto d'occhio la Germania in occasione di grandi appuntamenti elettorali e naturalmente ero a Berlino negli anni del muro, della caduta, la notte del muro e poi le fasi della riunificazione. Ma la motivazione, poi quello che ha fatto scattare l'idea di fare questo libro è stato il fatto che nel 2019, in occasione del trentennale della caduta del muro, ci fu una sostanziale overdose di pubblicazioni, di questa overdose fui protagonista anch'io con un volume curato da diversi autori del Corriere della Sera, fu un'edizione speciale. Secondo me mancava, non dico nel grande parquet di storici che
a cui che sono partecipi oggi fra noi, ma diciamo come narrazione giornalistica e come riflessione analitica tutto ciò che è successo dopo la caduta del muro. Cioè, molte pubblicazioni sono uscite sull'evento in sé della caduta del muro, su questa notte meravigliosa, la rivoluzione dell'Est, eccetera, ma com'è cambiata la Germania in questi 30 anni? Che altro paese è diventato? Ecco, e io ho pensato anche che ho constatato che in tutti questi anni, in fondo, la narrazione della Germania nell'opinione pubblica, sui giornali, si è naturalmente concentrata su alcuni eventi, diciamo, topici, su alcuni passaggi cruciali, della recente storia tedesca. Penso al momento, alla fase delle grandi riforme di Schröder, poi la crisi dell'euro, la crisi finanziaria, la crisi greca, il modo con cui la cancelliera Merkel ha affrontato o condizionato, a secondo dei punti di vista, il dibattito internazionale, su questa crisi. Poi saltiamo un po' più avanti la grande emergenza, dei rifugiati, quando Angela Merkel decide appunto di accogliere contro ogni, diciamo, comune sentire dell'opinione pubblica europea una massa critica di profughi molto, molto importante, tra i 7 e gli 800 mila, e infine la gestione della pandemia. E dentro questi grandi eventi c'è un paese che è cambiato. E mentre mi pare che la narrazione corrente, sia all'indomani della caduta del muro, sia negli anni successivi, sia sempre stata riferita a un'idea di Germania solo più grande, solo più potente e naturalmente molto condizionante delle vicende europee, poi da alcuni punti di vista anche in modo strumentale, come volontà egemonica, la Germania egoista, la Germania col suo surplus di bilancio, la Germania contro gli eurobond, eccetera, ma si è visto poi poco invece come la società tedesca sia cambiata e come anche l'eredità della DDR, cioè della Germania comunista, abbia in qualche modo anche influenzato il nuovo paese. E credo che questo paese di 80 milioni di abitanti, che ha addirittura un 20% quasi di non tedeschi o comunque di non tedeschi d'origine, che ha accolto e inglobato 17 milioni di ex sudditi di un regime comunista, peraltro piuttosto duro e spietato, ecco, credo che sia diventato un nuovo paese con i suoi difetti, con i suoi pregi e con anche senso della storia, proprio perché le nuove generazioni si sono affacciate come classe dirigente e hanno rinnovato anche la politica, l'economia, i capisaldi, anche se vogliamo, della storiografia tedesca. Mi riferisco inevitabilmente anche alla narrazione del senso di colpa, della memoria storica, della responsabilità del nazismo. Ecco, tutto questo credo che valga, debba essere un po' incanalato in un'analisi che ho tentato di fare, molto più, come dire, attuale e molto più dentro l'evoluzione complessiva di una società tedesca, rispetto all'analisi, alla storiografia consueta, che spesso si è fermata appunto al muro e ovviamente alla storia al passato, ma ha esplorato poco questi ultimi 15, 20 anni, 25, 30 per essere precisi dal punto di vista anagrafico e storico, ma sostanzialmente, diciamo, dagli anni della riunificazione ai giorni nostri, ecco come è cambiato questo paese. Questo è un po' il senso complessivo. Grazie, in effetti il volume, insomma, è una lettura molto piacevole, molto ricca, e io non rubo tempo ai relatori, salvo riservarmi una domanda successivamente, e chiedo loro un primo giro di interventi, diciamo, di commento generale al volume, cominciando da Gustavo Corno.
Intanto buonasera anche all'autore che non ho mai conosciuto di persona e di cui ho apprezzato il libro effettivamente almeno per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è che è scritto in modo fresco, in modo molto diretto, anche molto ricco, per esempio di bozzetti di tipo biografico, individuale, discorsi che evidenziano, insomma, direi una notevole esperienza giornalistica. Il secondo motivo, più di sostanza, per il quale io ho apprezzato, apprezzo il lavoro di Nava, è che egli effettivamente va abbastanza controcorrente nella sua ricostruzione, che chiama giustamente una narrazione giornalistica, va controcorrente rispetto ad una visione molto diffusa di lungo periodo, per non risalire molto indietro, ma insomma sicuramente che ha accompagnato il secondo dopoguerra, almeno da parte italiana, ma non solo. Pensiamo alla Francia, pensiamo alla Gran Bretagna, pensiamo ovviamente ai paesi dell'est che confinano con la Germania, come la Polonia e la Cecoslovacchia. C'è una visione molto diffidente e molto timorosa, talvolta gelosa e invidiosa dei risultati raggiunti dalla Germania e, come dire, sempre un po' sul chi vive rispetto a ciò che avveniva al di là delle Alpi, dal nostro punto di vista, in questo nuovo stato che poi è cambiato profondamente con la riunificazione. Trovo invece molti spunti interessanti nella ricostruzione di Nava, proprio nel senso di evidenziare, sì, certo, le problematiche, ma di evidenziare anche le caratteristiche, in qualche modo, di normalità di questo paese, che poi, sommato con la riunificazione, ha dovuto sostenere uno sforzo straordinario. Proviamo a pensare cosa sarebbe potuto accadere o cosa accade in Italia dopo il 1861. Siamo ancora qui che affrontiamo o tentiamo di affrontare la questione meridionale, sono passati 150 anni e lì invece questo stato che stava andando a catafascio davvero, se lo si è capito nel 90 e negli anni immediatamente seguenti, è stato in qualche modo reinglobato, reinserito la sua popolazione, sì, pur con problematiche, pur con tensioni che sono in parte latenti, in parte emergono di quando in quando, si è inserita e direi ha consolidato la Germania in questo modo il suo ruolo di perno della democrazia, all'interno dell'Europa. E il taglio che Nava dà, secondo me, corrisponde molto bene dal punto di vista mio personale, cioè quello di confrontarsi con la Germania cercando di evitare quanto più possibile i pregiudizi, gli stereotipi. E tuttavia, vorrei anche osservare, rispetto proprio alle parole introduttive di Nava, che, gli storici, non possono non essersi, come dire, non aver evitato di occuparsi del periodo molto più vicino a noi, perché gli storici lavorano in modo diverso rispetto ai giornalisti, con perfetto rispetto gli uni degli altri. Noi facciamo un mestiere diverso. Nava è un bravissimo giornalista, un bravissimo cronista, un bravissimo analista delle relazioni, delle situazioni internazionali, ma non è uno storico, come io non sono un giornalista. E quindi è inevitabile che la storiografia abbia bisogno di tempi più lunghi per digerire gli eventi, ma soprattutto per accedere a quell'elemento cruciale del metodo storico, che sono i documenti. È del tutto lecito che il giornalista si affidi a un'intervista o a più di un'intervista, alle sue intelligenti e perspicaci intuizioni quando analizza un evento singolo. È del tutto legittimo che lo faccia perché questo è giornalismo. Se lo è buon giornalismo, come nel caso di Nava. Del tutto diverso è la situazione della storiografia. Nella mia ultima edizione del libro La storia della Germania, da Bismarck a Merkel, ho scritto un ampio capitolo in cui in qualche modo cercavo di dare un pochettino conto delle conseguenze della riunificazione, ma con grande timore, con grande cautela, con grande preoccupazione anche rispetto al mio mestiere di storico. Da questo punto di vista, in qualche modo invidio Massimo Nava, che appunto storico non è, e quindi si è potuto muovere con grande libertà.
Devo dire che la prima parte, le prime 90-95 pagine che hanno l'andamento storico sono davvero estremamente interessanti e fluenti. E poi nella seconda, più ampia parte, a me pare di aver visto dei bozzetti o delle analisi, come dire, di singoli aspetti, di singole prospettive, anche di tipo biografico, individuale. Molto interessanti i cenni biografici a Merkel, a Schröder, a Kohl naturalmente, a Schäuble e molti altri, che arricchiscono, che danno il quadro di una società in grande trasformazione, in grande movimento e anche piena di crisi. Quindi, come dire, faccio questa osservazione generale non per difendere la categoria, ma per distinguere i diversi piani di metodo con i quali gli storici e i giornalisti rispettivamente lavorano, sono costretti a lavorare. Ecco, questo sarebbe il mio primo intervento, più che una domanda, una provocazione, come dire, benevola nei confronti del Massimo Nava, che pubblica questo libro in una collana di storia. Grazie Gustavo, passo la parola a Simone Duranti. Dunque, i ringraziamenti sono d'obbligo, perché questo, il confronto con il volume di Massimo Nava mi ha portato a fare una serie di riflessioni esattamente su quello che stava dicendo adesso il professor Corri, cioè il livello e quando è proficuo il livello di osmosi e di interscambio che c'è fra la professione del bravo giornalista e quella del bravo ricercatore di storia. E credo che uno degli esempi forse lampanti si possa avere scorrendo e leggendo con attenzione e con pazienza questo libro, scritto molto bene, il momento in cui l'autore cita a un certo punto un personaggio molto poco conosciuto da noi, che è Günter Wallraff. E allora io sto pensando non soltanto a quella capacità di giornalismo di inchiesta profonda, che è coraggiosa, che è servita agli storici migliori, agli storici più attenti per utilizzarli come fonte, ma anche a quel vasto affidarsi da parte dei giornalisti più avvertiti all'importanza della storia dal basso, e quindi vedere come all'interno di una ricostruzione di un passato recente sia possibile fermare una serie di tasselli attraverso le testimonianze che poi saranno fondamentali per essere analizzate, rielaborate e utilizzate come strumento fondante del metodo storico in sede di analisi successiva. Io trovo questo un libro molto ispirato da una cosa. Mi è piaciuto quello che Nava ha detto inizialmente per rispondere a Mirko, cioè le motivazioni con cui si scrive un libro del genere. Parla di passione per la Germania e mi riviene in mente quel titolo di volumetto di Lombardo Radice, Lucio Lombardo Radice, una vecchissima cosa, che è quella la Germania che amiamo, cioè alla fine questo riferimento al amo la Germania nonostante tutto, che sembra quasi il filo rosso che unisce il grande amore diffuso sul territorio europeo e internazionale per la cultura tedesca, per tutta una serie di elementi fondanti della cultura del mondo, e allo stesso tempo un senso evidente di diffidenza nei confronti delle capacità tedesche che poi impattano nel senso comune, e quindi quello che sappiamo essere il sospetto nei confronti dell'ordine, delle capacità di ricostruzione, dell'importante elemento dell'autorevolezza tedesca nello scenario internazionale, che, e su questo Nava secondo me è stato molto, molto abile nel suo libro a farcelo capire, passa dall'uomo della strada anche nelle coscienze di quei leader politici internazionali che al momento della riunificazione si pongono, e lui fa un riferimento molto interessante allo scambio Gorbaciov-Thatcher, un momento in cui si capisce piuttosto bene i timori della Gran Bretagna, i timori francesi, eccetera.
Qui non voglio sottrarre un ambito di riflessione sul quale è ovviamente un esperto il professor Varsoli, ma negli equilibri chiaramente dell'Europa post-89 è evidente che quei sospetti nei confronti di una Germania riunificata rappresentano tanto dello scenario di incognita che ha rappresentato soprattutto i primi anni, il passaggio 89-92. Ora, mi sento di evidenziare in questo primo giro di commenti quelli che sono, secondo me, un paio di punti forti del libro. Se facciamo riferimento alle biografie dei personaggi, dei leader politici che vengono trattati relativamente all'unificazione tedesca, indubbiamente la considerazione che fa Nava sulla generazione dei leader politici che fanno parte del dopoguerra e di conseguenza biograficamente escono dal contesto, dal cono d'ombra della responsabilità del nazismo e della seconda guerra mondiale è un fatto di estrema rilevanza e un fatto spesso poco valutato nel momento in cui si concepiscono e si ricostruiscono le biografie di personalità importanti. Schröder è probabilmente il personaggio chiave all'interno e la ricostruzione che fa Nava, secondo me, è particolarmente utile. Capitolo nel quale io ho trovato molte conferme di quelli che sono i miei interessi nel lavorare sulla dialettica est-ovest, soprattutto riferito al discorso della memoria e quindi delle storie dal basso, è quel capitolo 12 in cui lui fa una bella analisi degli abitanti dell'est e degli abitanti dell'ovest in termini di mentalità e di sospetti reciproci, ma anche di volontà in qualche forma di compenetrazione di destini. Direi che nel ragionamento di Nava, fra le tantissime citazioni di intellettuali, soprattutto della DDR, che si sono con maggiore o minore cautela esposti nel momento della riunificazione a ragionamenti anche particolarmente dolorosi sul come e sui tempi della riunificazione, credo che rimanga fuori un personaggio a me molto caro e che tutto sommato riesce a sostenere buona parte delle cose che Nava sostiene. Cioè, mi sto riferendo a Stefan Heim e al suo discorso all'apertura del 13° Bundestag, quando nel 94, quindi il decano deve tenere il discorso di apertura del Parlamento e in questo discorso introduttivo Stefan Heim, importante intellettuale, dissidente, allo stesso tempo coscienza inquieta per l'Est e per l'Ovest, arrivò a fare un'affermazione particolarmente bella: non dissipate, questo è il concetto, e lo sottolineò con un vi prego, parlando di fronte a Kohl e parlando di fronte all'intero Parlamento tedesco, non dissipate questo momento storico di possibilità di compenetrazione di esperienze. Ecco, è su questo che il libro di Nava, secondo me, si presta ad un ottimo utilizzo, ad un'ottima riflessione, perché non c'è la semplice constatazione che con i 30 anni successivi la Germania Ovest ha riassorbito la Germania Orientale nonostante le difficoltà economiche e sociali, ma ne analizza bene, secondo me, i prezzi. Ne analizza bene le difficoltà, i drammi sociali e io noto all'interno di una serie di capitoli scritti molto bene una doverosa e veramente apprezzabile empatia nei confronti dei destini degli individui e di conseguenza il passaggio dei regimi sottoposto ad una evidente analisi di quelli che sono bisogni, speranze, aspettative e di conseguenza di come la politica
impatta poi nella vita degli esseri umani. Io mi fermerei qui. Scusate se ho parlato troppo, e magari aggiungo una serie di considerazioni successivamente. Grazie Simone. Ora la parola a Antonio Varsori. Innanzitutto naturalmente grazie agli organizzatori di questo incontro, di questa iniziativa, e anche per avermi dato l'opportunità di leggere e riflettere sul volume appunto sulla Germania dopo la riunificazione scritta appunto da Massimo Nava. Devo dire che avevo concentrato la mia attenzione su due temi che così sono stati un po' sollecitati dalla lettura del volume. Ne affronterò uno e poi lascerò diciamo il secondo per un giro successivo di interventi. Prima però appunto di affrontare la prima questione, vorrei fare una breve premessa, perché devo dire, prima di tutto riconosco di non essere uno specialista di Germania, questo tanto per cominciare, però vorrei sottolineare che questo è il secondo volume sulla Germania che ho occasione di presentare, credo nel giro di una settimana, quindi perché devo dire pochi giorni fa mi è capitato appunto di essere stato invitato a presentare il volume sulla Germania scritto da Emilia, Valeri e Romano è uscito appunto da Bollati e Boringhieri. Perché io ricordo questo aspetto? Ma perché io vorrei fare una considerazione che devo dire immagino, sulla quale immagino che Gustavo Corni sia d'accordo. Nella storiografia italiana, devo dire, se io penso soprattutto alla mia generazione, ma anche alle generazioni successive, di chi si è occupato di storia internazionale, quindi anche dei rapporti con, diciamo, con gli altri paesi europei o con gli Stati Uniti, devo dire, ha sempre finito con il prevalere, diciamo, una certa tendenza determinata anche da banali conoscenze linguistiche, per cui ci siamo molto occupati degli Stati Uniti, ci siamo molto occupati della Gran Bretagna, ci siamo occupati forse un po' meno, ma abbastanza della Francia, ma devo dire, alla fine dei conti, della Germania era un po' un terreno riservato a pochi colleghi, e devo dire che Gustavo Corni effettivamente era uno dei massimi rappresentanti in questo ambito. Io trovo invece che negli ultimi anni c'è un crescente interesse da parte degli storici italiani nei confronti della Germania. Questo mi sembra un elemento di grande importanza. Perché al di là, devo dire, dell'esistenza della SISCAT, no? Quindi questa società degli studiosi appunto dell'area di lingua tedesca, io vedo tutta una serie di colleghi più giovani che effettivamente hanno un forte interesse nei confronti dei temi relativi alla storia tedesca. Se io devo fare semplicemente un esempio molto banale, penso al mio dipartimento, un dipartimento di scienze politiche, quindi ci sono colleghi di storia contemporanea. Metto da parte, diciamo, la storia delle relazioni internazionali. Ma devo dire, storia contemporanea, io mi trovo ad avere come colleghi Filippo Focardi, che naturalmente è uno specialista di questioni tedesche, del problema della memoria, dei rapporti appunto tra Italia e Germania. Tutti ricordiamo il suo libro, no? Il buon italiano, il cattivo tedesco. Devo dire, come collega Monica Fioravanzo, che anche Monica è una specialista di questioni tedesche. Ho avuto modo di collaborare ultimamente con Gabriele D'Ottavio, che è un giovane ricercatore per giunta a Trento ora e che si occupa di questioni della Germania. Federico Niglia, che anche lui è relativamente giovane, si occupa di questioni tedesche. Perché io ricordo tutto questo? Perché questo mi sembra che sia la dimostrazione di come la Germania sia diventata importante nella visione, devo dire, diciamo, del cittadino in termini più generali, ma anche, se vogliamo, degli accademici, e quindi una volontà di capire, di comprendere. Certo, ha ragione quello che diceva
ragione Gustavo Cordi quando ricordava gli storici hanno un approccio e un atteggiamento diverso e quindi tendono ad essere prudenti e ad aspettare l'apertura degli archivi, siccome gli archivi si aprono generalmente dopo 30 anni, per cui cominciamo ora a lavorare naturalmente sulla caduta del muro di Berlino, perché sono passati più o meno 30 anni e abbiamo lavorato meno sul periodo successivo. E in questo caso è chiaro che il volume di Nava ci porta tutta una serie di elementi importanti. Però devo dire, se penso anche ad alcuni contributi proprio dei miei colleghi lì dell'Università di Padova, sono dei contributi miscellani, ad esempio sui rapporti italo-tedeschi nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino. Lo stesso volume, devo dire, di Niglia, di Valeri e di Romano, in effetti è un volume, non dico un instant book, ma insomma è un volume che tratta dell'oggi, anzi devo dire forse persino del domani in alcuni casi, con una grande attenzione ad esempio alle questioni dei rapporti economici tra Italia e Germania. Quindi questo devo dire è una premessa che mi sembrava utile fare, perché ci dimostra come il volume di Massimo Nava vada in una direzione importante, cioè effettivamente di una crescita di attenzione e di volontà di comprensione nei confronti della Germania. E se posso fare poi invece venire al primo punto che volevo affrontare, che non è quello di carattere internazionale, quello me lo lascio, devo dire, per il secondo giro di interventi, perché lì forse devo dire, no, non voglio essere, non dico che sono critico, ma un pochino di polemica, ciò ci vuole. La cosa che forse mi ha più colpito del volume di Nava e che sulla quale sono pienamente d'accordo, per quella minima esperienza che ho della Germania, più che altro devo dire attraverso i rapporti con dei colleghi tedeschi che conosco, devo dire, da molti anni, con cui ho avuto occasione di lavorare, ma devo dire è la complessità della Germania, cioè al di là degli stereotipi. Devo dire, a Viterbo abbiamo appena fatto ieri l'altro proprio un convegno sulla questione dell'Italia immaginata, no? Abbiamo affrontato tutte le questioni di stereotipi sull'Italia. Beh, certo, stereotipi sulla Germania, no? Ne abbiamo finché vogliamo e devo dire molti sono appunto anche molto banali, alcuni non sono nemmeno troppo simpatici nei confronti dei tedeschi. In realtà Nava invece ci dimostra come la realtà tedesca è una realtà molto complessa, molto, molto variegata e anche molto mutata dopo il 1989. Io devo dire, mi sono segnato tre o quattro elementi che mi sembrano molto, molto importanti, ma ecco, vorrei capire da Nava se è d'accordo con me che diciamo sono tra gli elementi importanti della complessità. Prima di tutto una cosa che può apparire banale, ma non lo è. La complessità, vogliamo, della Germania dal punto di vista della diversità delle varie parti della Germania, perché non è solo una complessità tra est e ovest, quindi coloro che erano cittadini della Germania occidentale e quelli che erano cittadini della Germania orientale, però alla fine dei conti Nava ce lo dimostra ed è vero, cioè anche, voglio dire, chi viaggia in Germania se ne rende conto che naturalmente, voglio dire, coloro che abitano a nord sono abbastanza diversi dai bavaresi e naturalmente coloro che abitano sul Reno per tradizione hanno, devo dire, una caratteristica diversa. Questo da lungo tempo, se noi lo pensiamo dal punto di vista storico, voglio dire, i tentativi di separare la Renania negli anni 20 da parte della Germania, movimenti autonomisti, lo stesso atteggiamento di Adenauer che è un renano nei confronti del resto della Germania, una complessità religiosa. Voglio dire, la Germania è fatta di cattolici e protestanti più tutti quelli che sono venuti dopo e che naturalmente non è detto che siano né cattolici né protestanti. Quindi una complessità delle persone, una complessità anche dal punto di vista, diciamo, culturale e religioso. E poi devo dire un altro aspetto che mi ha molto colpito è la complessità della Germania post 1989, una cosa che era già stata sottolineata anche proprio da Nava nel suo intervento, se ricordo bene, nei confronti del passato. In questo devo dire, io credo che noi italiani a volte dovremmo un po' interrogarci, perché certo ci sono tutte quelle cose negative che Nava ricorda, no? Quindi naturalmente i rigurgiti xenofobi, eccetera, eccetera. Però se noi guardiamo l'atteggiamento delle,
delle autorità tedesche, a mio giudizio c'è una volontà in fondo di fare i conti con il proprio passato, ma io lo vedo anche nel settore della ricerca. L'ambasciata tedesca in Italia, ad esempio, ha un atteggiamento molto positivo nei confronti, devo dire, proprio del mio collega Filippo Focardi per il finanziamento di una serie di progetti, oppure penso al progetto di Brunello Mantelli su tutta una serie di aspetti naturalmente del nazismo e di ciò che questo ha implicato. Io devo dire, è un caso, devo dire, quasi unico, perché io non ho presente altri paesi europei che siano così disponibili a favorire progetti di ricerca per indagare sugli aspetti meno, diciamo, belli, già questo termine, un eufemismo, sugli aspetti più drammatici del proprio passato. Quindi questa è una cosa che a mio giudizio va sottolineata e che mi sembra di grande importanza. E l'ultimo elemento che in qualche modo viene accennato nel corso del volume è probabilmente anche la complessità dell'atteggiamento tedesco e probabilmente il cambiamento dell'atteggiamento delle autorità tedesche nei confronti di certi parametri economici, e ovviamente l'atteggiamento di Angela Merkel oggi è molto diverso dall'atteggiamento di Angela Merkel e di altri settori del governo tedesco, per esempio nel caso della crisi economica greca. Quindi effettivamente è una realtà che cambia. Noi abbiamo sempre l'idea, i tedeschi sono sempre uguali, no? Sono sempre fatti in un certo modo, non è neanche per sogno, anzi, devo dire, sono molto complicati, una realtà in cambiamento, a volte forse non facile da comprendere, almeno per chi la guarda, per chi la guarda dall'esterno, ma ecco, questo aspetto della complessità della realtà della Germania, soprattutto dopo il 1989, mi sembra una delle, diciamo, degli elementi cardine, chiave, che escono dal libro e che, devo dire, almeno personalmente mi hanno colpito di più. Ecco, questo volevo sentire se l'autore era d'accordo con questa mia valutazione. Poi, diciamo, le questioni internazionali me le riservo per il secondo giro. Grazie. Grazie al professor Varsori, anche per aver ricordato il lavoro di Monica Fioravanzo e Filippo Focardi, che avrei fatto io se non lo faceva lui, e quindi do la parola all'autore per una prima reazione a queste sollecitazioni. Beh, tanto sono sollecitazioni molto forti, molto complesse e devo dire anche molto, molto lusinghiere. Ritorno un attimo sugli obiettivi del libro, senza volere in qualche modo riprendere un po' quella che abbiamo chiamato una simpatica diatriba tra storici e giornalisti. Io credo che dentro un lavoro giornalistico ci sia comunque non solo la necessità, ma quando riesce, come spero sia il mio caso, anche la possibilità di raccontare, come dire, dei fatti, delle situazioni, e non solo attraverso le testimonianze, ma proprio attraverso l'osservazione dei fenomeni che rafforzano poi e offrono elementi alla rielaborazione storica successiva. E penso per esempio al fatto che una cosa che in questi anni, in questi ultimi anni, dalla riunificazione in poi, è un fenomeno di sicuro riferimento non solo per la storia ma anche per l'analisi politica, è la sostanziale tenuta delle strutture istituzionali, politiche e dei partiti e del modo con cui una democrazia funziona, pur con tutti i limiti e anche naturalmente con le sue pecche, i suoi difetti. Ma io trovo che, nonostante appunto gli sforzi della riunificazione, anche un'ondata terroristica, le ondate ricorrenti di xenofobia, di razzismo, qualche anche sotterraneo ancora fenomeno di antisemitismo, noi abbiamo di fronte un paese che dovrebbe, tra l'altro, per la tradizione e la cultura italiana rappresentare anche un modello, perché è in fondo la riuscita di un modello federale, con una serie di contrappesi istituzionali, economici, giuridici, che consentono a questa democrazia di funzionare.
E soprattutto lo vediamo dentro la crisi generale dei movimenti, dei partiti tradizionali, della stessa democrazia come la concepiamo o come la vorremmo ancora concepire. Penso per esempio alla rivoluzione tecnologica, alle deviazioni e alle contaminazioni che i social network hanno portato poi proprio nel dibattito democratico. Ecco, mi pare di capire che la Germania da questo punto di vista goda buona salute e in questi 30 anni non c'è stata o c'è stata in minima parte una involuzione della società civile e della società politica come per esempio abbiamo attraversato in Italia con di fatto la destrutturazione di tutti i partiti e quindi la nascita del Movimento 5 Stelle eccetera, o anche nella Francia che per quanto tengano fortemente le istituzioni repubblicane con questo sistema anche estremamente centralizzato e verticistico, poi comunque anche la Francia ha attraversato un'enorme crisi, per non parlare degli Stati Uniti e di altri. Ecco. Credo che la Germania in questo senso rappresenti un forte elemento di riflessione, cioè di come una società si trasforma e tenga i propri capisaldi molto saldi, per l'appunto, scusate il bisticcio di parole. Dentro anche la storiografia riferita al passato, ecco, anche qui noi ci troviamo spesso di fronte, mi riferisco in modo particolare alla narrazione giornalistica, dove ogni volta che in Germania c'è un episodio o anche un attentato o comunque un grave fenomeno di xenofobia o di razzismo o addirittura di antisemitismo, scatta immediatamente il pregiudizio o comunque il cortocircuito, diciamo così, della memoria, per cui ecco, i tedeschi non sono ancora guariti. E mentre invece io credo di, ho cercato di raccontarlo approfonditamente nel mio libro, secondo me è vero esattamente il contrario, cioè la Germania è molto più immunizzata da una serie di fenomeni di razzismo, di antisemitismo e di xenofobia di altri paesi, onestamente credo compreso il nostro. La Germania è un grande paese di accoglienza, è un paese che nel 2015 ha aperto le porte a quasi 1 milione di rifugiati e non solo l'ha aperto le porte, probabilmente non poteva fare altro, ma proprio per iniziativa della Merkel li ha accolti, integrati, non li ha messi nelle tendopoli come a Calais nel nord della Francia e come succede per la povera Grecia nelle isole del Mediterraneo, a Lesbo, eccetera. E non solo, ma la popolazione tedesca, nonostante anche qui alcuni episodi di protesta, di xenofobia, ha genericamente appoggiato la cancelliera in questa sua opera. Tutta la questione della crisi dell'euro, della crisi greca, è stata vista anche qui come una sorta di così egoismo tedesco di non volontà di far avanzare il processo europeo, quando invece forse proprio la Germania ha tenuto e ha potuto attraverso l'azione della Merkel far avanzare l'Europa e arrivare tra l'altro con un accordo che sarebbe lì storicamente tutto ancora da indagare con Mario Draghi all'epoca in cui Mario Draghi era presidente della Banca Centrale Europea, cioè contro i falchi tedeschi dell'economia, contro anche un'opinione pubblica che era abbastanza scettica all'idea che ci fossero i bazooka per aiutare la Grecia e per mantenere la moneta europea. Ecco, Angela Merkel in accordo con Draghi ha fatto alcuni passi decisivi. È cambiata completamente l'atteggiamento della stampa tedesca, in modo particolare ultimamente dopo la pandemia, ma in generale. Molti di voi ricorderete la famosa copertina dello Spiegel
in cui c'erano il piatto di spaghetti con la pistola, quindi questi stereotipi, l'Italia, mafiosi, eccetera. Ecco, i giornali tedeschi hanno diffuso notevoli inchieste, reportage, articoli, opinioni su come è cambiata l'Italia e su cos'è l'Italia di oggi e su quali erano i reali bisogni e le reali problematiche dell'Italia. Oltre al fatto che, anche qui altro stereotipo da smontare, secondo me tedeschi e italiani si rispettano e si vogliono e si non dico forse non si amano, ma comunque si vogliono bene certamente più di quanto non lo siano francesi e italiani, se vogliamo anche giocare sugli stereotipi. E quindi ecco un po' queste cose, secondo me, mi preme sottolineare, perché ci riportano proprio poi al discorso iniziale, insomma, su cui insisto. Cioè, dopo la caduta del muro, in questi 30 anni, è nata davvero un paese completamente nuovo. Un paese che, per esempio, nel 2006, faccio un inciso, ma penso, spero che ci siano anche ascoltatori giovani che ci seguono, quando la Germania organizza i mondiali di calcio a Berlino e nelle grandi città tedesche, e naturalmente è un appuntamento sportivo che deve in qualche modo celebrare la forza della Germania riunificata. Siamo 5 anni dopo la riunificazione. Ecco, la Germania perde con l'Italia, ve lo ricorderete, e naturalmente viene eliminata dalla finale. Ecco, è un paese che ha festeggiato una sconfitta con grande serenità, con grande gioia per aver accolto migliaia e migliaia di tifosi da tutto il mondo, senza incidenti, grande efficienza, ma anche grande calore, grande simpatia, e soprattutto non ha fatto una tragedia della sconfitta. Il lavoro della memoria, ecco, è una cosa che è ormai penetrata nella coscienza civile e nell'opinione pubblica. Cioè, se la televisione tedesca, i vari canali, tra l'altro sono migliaia proprio perché essendo uno Stato federale, ognuno ha le sue, ma ci sono dei canali che sono quasi quotidianamente dedicati alla memoria storica di quello che è accaduto, proprio per non dimenticare. C'è in questo momento, in questi ultimi tempi, anche su Netflix, eccetera, sulle varie piattaforme, una cinematografia tedesca che fatta da tedeschi, quindi non col solito stereotipo del tedesco con l'elmetto cattivo della cinematografia americana, ma una storiografia e una cinematografia tedesca che indaga su quei momenti, su quella storia, senza naturalmente assoluzione, ma entrando proprio nella dinamica di quello che è successo e di quella tragedia. Ecco, tutto questo credo che ci porti appunto a riflettere sul fatto che siamo di fronte a un paese nuovo e che credo per quanto riguarda non solo l'economia italiana, ma anche proprio la società italiana nel suo complesso, debba essere sempre più un punto di riferimento importante e per certi aspetti anche da importazione, ma comunque almeno da imitazione. Grazie. Grazie a Massimo Nava. Chiederei ora ai nostri ospiti di fare un altro breve giro di interventi, stando sui 5 minuti, così abbiamo anche un paio di domande dal pubblico. Ricominciamo quindi da Gustavo Corri. Ringrazio Massimo Nava della sua replica, diciamo così, che ha ribadito davvero la mia consonanza. Ricordo che moltissimi anni fa, purtroppo, negli anni 80, il Mulino, rivista, mi chiese un intervento su un
una recensione su un libro di un giovane autore tedesco che raccontava il suo essere diventato Nazi-Skin, che era stato tradotto dal Saggiatore, se non ricordo male, non ricordo più assolutamente il nome dell'autore, che peraltro è stata una cometa. Era comunque una testimonianza, io sono Nazi-Skin, e mi ricordo che scrissi breve articolo per il Mulino, rivista, in cui sì, ovviamente analizzavo facevo una recensione, diciamo così, del racconto e del libro, ma mettevo l'accento sul fatto che a ogni momento sembrava che ci fosse un mondo di Nazi-Skin in Germania quando non ce ne fosse altrove, e invece sappiamo molto bene, guardiamo adesso l'Europa dell'Est, santo Dio, loro che sono stati sotto il tallone dei nazisti e sono stati massacrati, violentati dalle politiche di occupazione tedesca, proprio loro che ripercorrono purtroppo quei sentieri, quelle visioni, quei modi di comportarsi e di confrontarsi anche con gli oppositori politici. Quindi auguro grande successo al libro di Nava, sono convinto che avrà più successo dei libri di noi storici, ma proprio per buoni motivi, perché credo che sia un buon viatico di lettura, e spero che ci sia tra gli ascoltatori, naturalmente, chi lo vorrà leggere ed acquistare, soprattutto giovani, per rendersi conto che con la Germania ci dobbiamo confrontare in maniera aperta, in maniera critica e autocritica, su tutti i livelli, dal livello naturalmente politico anche a livelli culturali, o che sono quelli che frequento io, in particolare quelli di tipo storiografico. Però avrei una puntuale domanda a Massimo Nava, di una cosa che dovrebbe veramente gentilmente spiegarmi, perché non l'ho capita. A pagina 155 tu fai, ci diamo nel tu, ma è una frase brevissima, tu fai un brevissimo accenno, quando nel capitolo dedicato a Cole, tu fai un brevissimo accenno alla biografia di Cole, giustamente la storia lo accosta a Konrad Adenauer, sto leggendo il tuo testo, il presidente, il cancelliere, ma non importa, della riconciliazione postbellica e della ricostruzione. Sono rimasto colpito da questa parola riconciliazione postbellica, perché davvero non è una parola desueta, è una categoria desueta in chi si occupa di storia della Germania postbellica, e mi domando quindi, siccome tu l'hai, come dire, messa lì per inciso e ti do del tu, no? Penso non ci siano problemi, l'hai messa lì per inciso e io non ho trovato nessuna ulteriore riferimento che la spiegasse, ti pregherei cortesemente di darmene una spiegazione, ancorché breve, perché riconciliazione tra chi e chi? Sì, forse con gli alleati ex vincitori, ex nemici, ecco, questo sì, ma certamente non con i polacchi o con i cecoslovacchi, per esempio, riconciliazione eventualmente con le potenze occidentali, riconciliazione all'interno, non so, ecco, sono un po' perplesso e ti chiedo davvero una semplice spiegazione di questa mia perplessità. Grazie, e passo la parola a Simone Duranti, ringraziandoti ancora per il tuo lavoro. Dunque, un altro aspetto che volevo sollevare, in parte in maniera carsica è passato in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, è la questione fortunatamente evitata in questo libro di fare l'equazione Germania-Berlino e di conseguenza avere un'idea di nazione berlino-centrica, non soltanto per l'ovvia trattazione della questione muro e quindi della coabitazione in una città posta a oriente con due popolazioni e due storie, ma per tutto quello che nell'opinione pubblica e nella memoria di oggi, soprattutto quella non storiografica, ma quella appunto che ci viene restituita attraverso i principali mezzi di informazione, è l'idea di un paese rappresentato essenzialmente dall'anima di Berlino. Questo lo si vede nel modo in cui si parla, per esempio, puntualmente a livello mediatico di Weimar come sinonimo appunto
della Berlino degli anni d'oro, eccetera. In realtà, in questo volume, noi abbiamo, come giustamente diceva Varsoli, tante Germanie. Non abbiamo soltanto una divisione orizzontale che passa fra est e ovest, ma una divisione geografica di mentalità e di culture fra nord e sud, e all'interno di queste singole dimensioni, prendiamo l'est, l'ovest, il nord e il sud, tutta una serie di peculiarità confessionali, di esperienze politiche, eccetera. Particolarmente puntuale è la registrazione di come, proprio parlando, cercando di sganciarsi dall'idea berlinocentrica, dell'andare a trovare tanti nodi sui quali interrogare il paese, la crescita e lo sviluppo di un posto come Lipsia, di un luogo come Lipsia, e quindi quel nuovo tipo di organizzazione sociale e culturale che spesso segue il bisogno di creare spazi a buon mercato per gli universitari che vanno a cercare affitti a miglior prezzo, e di conseguenza la diffusione in un territorio orientale che è diventato, giustamente lo definisce Nava, particolarmente grigio e asfittico, la Lipsia della DDR, diventare un luogo particolarmente vivace e che rappresenta adesso, 20 anni dopo, quello che era Berlino alla fine del secolo scorso e nei primissimi anni 2000. In queste città, e quindi non soltanto Berlino, ma nelle principali città tedesche che puntano su uno sviluppo anche di carattere fortemente culturale, si fa l'esempio nel volume di una serie di città come Francoforte che si sono largamente indebitate per creare centri culturali, per creare musei, per creare luoghi di diffusione della cultura e del bello, c'è la costruzione anche di qualcos'altro. È il primo paese, la Germania, effettivamente, post riunificazione, l'esempio lampante è il dibattito su Buchenwald, di come si comincia a musealizzare il brutto, come si comincia a musealizzare e a rendere terreno di discussione mediatica importante il passato dell'orrore nazionalsocialista e di conseguenza la rielaborazione di un aspetto che è a questo punto la colpa che passa attraverso il senso di restituzione. Restituzione vista anche attraverso il concetto molto importante nelle principali istituzioni museali della Germania Unita, dell'evidenziare il concetto del danno, cioè di tutto quello che ha rappresentato la perdita attraverso il sacrificio imposto dal nazismo di culture, saperi e ovviamente la dispersione non soltanto dal territorio tedesco ma in generale dal patrimonio culturale europeo di tutta una serie di grandezze della prima metà o comunque degli anni della cultura degli anni 20 e 30. Allora, questa dimensione che passa in filigrana all'interno del libro di Nava, noi la troviamo, lui fa riferimento, sto pensando per esempio alla questione delle istituzioni museali di Francoforte, lui cita una serie di esempi e ci fa capire anche abbastanza bene, secondo me, quanto tutto questo costi, soprattutto in un momento in cui poi le difficoltà economiche tedesche hanno pensato anche ad un evidente ripensamento di quanto investire in cultura rispetto che in tenuta sociale. Allora, nel momento in cui noi pensiamo ad una realtà come Francoforte, noi andiamo a vedere che lì abbiamo il connubio del centro finanziario e del luogo in cui di fatto si rappresenta il sapere e il potere economico bancario, che in perfetta tradizione tedesca, e quindi si risale molto indietro, non può rinunciare ad una dimensione che è quella della promozione delle arti. E la promozione delle arti che noi vediamo in molte istituzioni tedesche attuali è il recupero del Novecento tedesco. E recuperare il Novecento tedesco significa ridare, in questo senso, estrema dignità a tutto quello che si è perso in conseguenza del nazionalsocialismo. Questo è un libro che, e chiudo, è un libro che fa riferimento
all'importanza evidente anche emotiva di una serie di anniversari. In anni molto recenti abbiamo celebrato anniversari che sono importanti per elementi fondamentali di distruzione imposta dal nazionalsocialismo. Penso per esempio alla questione dell'arte degenerata, penso ad aver creato a Monaco e in altre realtà i luoghi in cui si metteva alla berlina tutto un patrimonio del primo Novecento tedesco e non solo. Tutto questo oggi torna ad essere al centro del dibattito tedesco, del dibattito culturale, e questo dovrebbe essere un elemento fortemente da imitare nelle altre culture europee, cioè l'andare a recuperare proprio all'interno dei guasti di un paese e dei danni che questo ha provocato, trovarci gli elementi sufficienti per la promozione nei confronti delle generazioni giovani di elementi di riflessione sul passato recente, da un punto di vista non soltanto dell'elaborazione del senso di colpa, ma di quello che di fatto rimane, possiamo recuperare positivamente da quella stagione, dagli anni 20 e 30. La cosa con cui chiudo e che vorrei semplicemente chiedere a Nava è come si è mosso nei tempi in cui appunto assisteva al processo di riunificazione tedesca, come si è mosso a livello di istituzioni giornalistiche. Cioè, sono molto interessato a capire come funziona, come ha funzionato in quel particolare momento la vita del reporter, la vita del giornalista, e di conseguenza come ci si muoveva in un momento anche particolarmente complesso, credo, per analizzare il presente, un presente che automaticamente sembrava presente subito storico. Grazie. Grazie Simone, e concludiamo il secondo giro con Antonio Varsoli. Grazie, e devo dire, qua invece vorrei giocare un po' sul mio terreno, quindi sul terreno della storia internazionale, anche se qua è storia e cronaca in qualche modo allo stesso tempo. E qua faccio un'osservazione, o meglio, così dei dubbi che mi sono sorti, soprattutto vedendo il sottotitolo, perché poi devo dire nella trattazione del volume questo è meno sottolineato, e naturalmente noi tutti sappiamo che non sempre gli autori sono all'origine dei titoli dei libri, perché qualche volta la casa nemmeno dei giornali, per la verità. Esatto, appunto. Quindi no, perché viene utilizzato il termine di egemonia sull'Europa. Egemonia è un termine, diciamo, molto molto impegnativo, anche perché devo dire, noi storici il termine egemonia l'abbiamo utilizzato soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, ovviamente, soprattutto da Seconda Guerra Mondiale in avanti. E io devo dire, questa è un po' la mia visione, che alcune cose, soprattutto se io penso al contesto della comunità e poi dell'Unione Europea, forse funzionassero meglio prima della riunificazione tedesca che non dopo la riunificazione tedesca. Questo non per colpa dei tedeschi, non è questo il punto. Anch'io riconosco, come viene detto nel volume, che Angela Merkel ha svolto un ruolo importante, soprattutto se pensiamo dopo il fallimento del cosiddetto trattato costituzionale. Vabbè, in fondo è la Merkel insieme a Sarkozy che conducono poi al trattato di Lisbona, che in qualche modo risolve una serie di problemi. E naturalmente è chiaro che uno riconosce che la Germania ha non un'egemonia, ma diciamo una prevalenza nel contesto economico che, vabbè, tutti riconosciamo e che naturalmente esiste, anche se qualche piccolo problema c'è, perché insomma la struttura economica tedesca è molto legata alle esportazioni, e voglio dire, questo sì, nel breve periodo va bene, vediamo fra 10 anni se continua ad andare bene, insomma, naturalmente, più una questione anche dei bassi salari, insomma, vabbè, c'è tutta una serie di elementi che andrebbero presi in considerazione, però tutti partiamo dal presupposto che c'è certo un predominio economico da parte della Germania. Se lo vedo dal punto di vista della dimensione politica, sì e no. Sì, certo, in alcuni momenti la Germania del post 1989 ha svolto un ruolo abbastanza importante. Angela Merkel sicuramente ha svolto un ruolo importante.
però a volte la sensazione è che sono solo reattivo, cioè c'è un problema e allora i tedeschi fanno qualche cosa. Però se io lo vedo nel complesso dell'Unione Europea, mi chiedo, la Germania ha questo grande interesse per alcuni ambiti che sono molto importanti, ad esempio i problemi dell'area del Mediterraneo? Ma sì o no? La Germania ha questo ruolo che hanno avuto certi paesi nel contesto multilaterale, pensiamo soprattutto agli anni 90, al nuovo ordine internazionale, l'idea delle forze di pace internazionale. In qualche caso hanno partecipato, in molti casi si sono astenuti. Sicuramente devo dire, gli italiani hanno fatto di più come forze multinazionali di pace in giro per il mondo nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della NATO, di quanto l'abbia fatto la Germania. Sul piano militare, devo dire, la Germania sinceramente, oddio, forse per nostra fortuna, insomma per fare uno stereotipo, non è certo il paese più importante d'Europa. La Francia, dal punto di vista militare, è sicuramente più importante. La Gran Bretagna, fino a quando, devo dire, era all'interno dell'Unione Europea, era sicuramente più importante. Se io quindi dovessi dire nelle dimensioni della difesa, nella dimensione politica, sì, la Germania certamente conta, non la possiamo trascurare, però la mia sensazione è che la Germania sia allo stesso tempo troppo grande e troppo piccola, cioè troppo grande per riuscire ad avere un rapporto paritario, ad esempio con la Francia, perché a mio giudizio la coppia franco-tedesca, devo dire, non è che esista più tanto dopo la riunificazione, cioè quando i tedeschi fa comodo, però questo per me non è un bene, assolutamente. Allo stesso tempo però non è così grande da riuscire ad imporre un'egemonia, forse perché non ne ha neanche voglia e non interessa meno. E poi perché l'egemonia è una questione più complessa, perché quando noi per esempio la rapportiamo, diciamo, all'egemonia americana durante la guerra fredda, l'egemonia americana è data anche da tutta una serie di dimensioni che sono per esempio quelli della cultura popolare, del cinema, della televisione, delle mode e così via. Io sinceramente questa egemonia, questa possibilità per la Germania di esercitare questa egemonia non la vedo. Devo dire, sì, ho capito, beviamo più birra, beviamo meno vino, però ecco, devo dire, mi fermerei là. Gli americani la Coca-Cola ce la fanno bere ancora adesso, i film americani continuiamo a vederli, i serial televisivi americani continuiamo a vederli. Io dico sempre, un po' scherzando ai miei studenti, è vero che quando, voglio dire, ero più giovane c'era l'ispettore Derrick e lo si vedeva in televisione, però devo dire che molti lo trovavano un po' noioso se si facevano i paragoni con i telefilm americani. Io adesso sto un po' scherzando, chiaramente, però voglio dire, la questione dell'egemonia è una questione molto complessa. A mio giudizio mi chiedo se la Germania ha la voglia e la capacità di esercitarla, però allo stesso tempo, dopo la riunificazione, è nato uno squilibrio oggettivo, che noi siamo voluti dai tedeschi, ma è uno squilibrio oggettivo che per esempio impedisce che esista una coppia franco-tedesca, a mio giudizio, efficiente di lungo periodo, come esisteva prima della riunificazione. Adenauer de Gaulle, Giscard Schmitt, Kohl Mitterrand, adesso sinceramente lo vedo molto meno, forse anche per responsabilità dei francesi, non stiamo a discutere, però ecco, sinceramente questo, cioè la Germania è troppo grande ma allo stesso tempo è troppo piccola per essere troppo grande, mettiamola in termini così un po' banali, però ecco, devo dire che questo è un elemento che a mio giudizio pone qualche problema, cioè la Germania deve guidare l'Europa, ma ha la forza per guidarla, ha la voglia per guidarla, la può guidare sull'economia forse, però sulle questioni politiche, sulla questione della difesa, mi sembra molto meno. E allora lì c'è uno squilibrio evidente. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo, perché continuiamo in fondo, proviamo a pensare alle questioni della difesa, che ci piaccia o no, noi continuiamo a fare, ad avere come punto di riferimento per la difesa la NATO e gli Stati Uniti. Certo, tentiamo tutti i giorni di sviluppare una difesa europea, però per il momento resta, diciamo, più un progetto che non una realtà. Grazie. Grazie.
Grazie anche perché l'intervento del professor Vassori riprende alcune delle domande che ci sono venute dal pubblico. Due dei nostri ascoltatori chiedevano appunto se la Germania esercita oggi un'egemonia culturale sull'Europa e se l'idea dell'egemonia tedesca sull'Europa è per la classe politica italiana una convinzione oppure un motivo, una leva strumentale, diciamo così. Aggiungo anche un'altra domanda molto interessante che è venuta dal pubblico, che ci dice, cito letteralmente, recentemente Habermas ha affermato che l'attuale crisi pandemica a distanza di 30 anni dal crollo del muro ripropone la necessità di una nuova svolta nel rapporto tra il processo di unificazione della Germania e il processo di unificazione dell'Europa. In che modo funzionano e oggi e hanno funzionato storicamente questi due vasi comunicanti, cioè unificazione della Germania e unificazione dell'Europa? Ecco. Diamo la parola all'autore per una replica a tutte queste varie questioni. Grazie. Dunque, le questioni sono enormi e complesse, le domande numerose, l'obbligo della sintesi mi obbliga a fare degli sforzi cerebrali di cui non so se sono all'altezza, ma ci proverò così, molto sinteticamente. La domanda iniziale è quella su Adenauer. Sì, mi rendo conto che è un passaggio molto forse anche criptico del libro, sul fatto che Adenauer sia stato il cancelliere che ha comunque permesso non solo la ricostruzione e la riconciliazione dell'Europa con i suoi nemici europei e nel mondo, ma anche iniziato a mettere le basi dell'Europa con De Gasperi e De Gaulle, mi pare un dato storico che sinteticamente a me serviva più che altro per sottolineare l'importanza di Kohl, che in fondo è un leader al di là della statura fisica, ma comunque non di grande statura politica ideale, ma che ha questa straordinaria capacità di cavalcare il momento della riunificazione e dare ai tedeschi questa riunificazione a tappe forzate, velocissima, come nemmeno i tedeschi speravano, come molti dei tedeschi forse nemmeno volevano e come sicuramente non volevano una buona parte di osservatori e di potenze interessate al processo. Tant'è vero che poi alla fine forse chi l'ha voluta più di tutti è stata l'America, gli Stati Uniti, a cui tra l'altro anche recentemente sia Schröder sia soprattutto Angela Merkel non hanno mai mancato di sottolineare la portata, perché allora insomma la Gran Bretagna e la Francia di Mitterrand erano piuttosto scettiche sul processo. Un'altra domanda che ho trovato molto interessante, di cui ringrazio, cioè il rapporto con i giornali, la vita del giornalista in quegli anni, in quei momenti, in quelle situazioni. Beh, io intanto ho avuto la fortuna di essere a Berlino già nei mesi prima della rivoluzione, di averla seguita tutta e di essere a Berlino quando è crollato il muro. E aver fatto anche parecchi viaggi nella Germania dell'Est prima che cadesse il muro e avendo constatato con mano direttamente che al di là delle chiusure del regime, dei controlli, delle difficoltà ovvie di rapportarsi con le istituzioni, però il processo di apertura o se volete di sbracamento di questo Stato era in atto ed era sicuramente più facile parlare. E devo dire che negli anni ho constatato, e l'ho constatato anche molto di più, tra l'altro io vi sto parlando da Berlino in questo momento, forse non l'abbiamo detto, perché sto facendo un altro lavoro sulla Germania, ecco il rapporto che c'è con la stampa, tra la stampa, la politica e le istituzioni, fa della Germania il paese più piacevole, più divertente, è più facile tra virgolette del mondo, al di là di,
ovviamente di barriere linguistiche che però vengono a cadere perché poi quasi tutti parlano perfettamente o correntemente inglese, quindi ci si spiega, se poi si parla tedesco si viene accolti ancora di più. Io dopo 20 anni di Francia sinceramente constato quotidianamente questa differenza enorme. Credo che, e quindi, e anche questo fa parte del sale della democrazia, di un paese che oltre a essere normale vive quotidianamente la democrazia e quindi vive il rapporto con la stampa interna ovviamente, ma anche con la stampa estera, una forte empatia, un forte rispetto e una forte spinta di collaborazione. Altri elementi che mi pareva importante sottolineare dentro la trasformazione della Germania di oggi e della sua normalità, mi sono appuntato per esempio la transizione ecologica, cioè a parte che prossimamente avremo probabilmente un cancelliere verde o forse o comunque una vice cancelliera verde, questa transizione ecologica è cominciata da tempo e viene avanti a tappe forzate di pari passo proprio con il completamento e il rafforzamento della riunificazione del paese. Se guardiamo le cifre anche di questo processo di riunificazione e le compariamo per esempio con nostre regioni meridionali, vediamo come il tasso di disoccupazione, la parità di salari eccetera siano tutti paragoni francamente abbastanza disperanti se ci confrontiamo con le aree depresse dell'Europa. L'osservazione sull'egemonia. Naturalmente sull'egemonia è un titolo un po' ad effetto e questo è un po' il trucco delle case editrici, ma c'è sicuramente un'egemonia economica, questo mi pare un dato di fatto, e anche per certi aspetti si traduce in un'egemonia politica, perché poi le volontà, i passi decisivi pro o contro l'euro, più o meno favorevoli per accelerare o rallentare i processi, sono passati tutti poi dalla forza della Germania. Questo non significa che, a mio modo di vedere, sia come dire, un mondo a parte la questione della politica estera e anche la questione militare, perché la Germania indubbiamente ha cavalcato sull'onda della riunificazione un'espansione nei paesi dell'est e anche nei Balcani, tra l'altro con qualche calcolo forse cinico o comunque sicuramente di interesse nel riconoscimento delle repubbliche della ex Jugoslavia anche in modo prematuro. Quindi la Germania si è di fatto installata nei Balcani e in quella che era la Mitteleuropa, facendo di alcune realtà quasi delle retrovie industriali ed economiche. Penso per esempio alla Repubblica Ceca, dove di fatto le produzioni automobilistiche, per esempio, dipendono ancora, cioè la testa è ancora in Germania, ma di fatto grandi produzioni sono ormai in Polonia, Repubblica Ceca, in Ungheria, eccetera. Quindi diciamo che questa espansione c'è, e in questo senso la Germania rimane un po' piccola, come diceva giustamente l'ultimo nostro interlocutore, ma che però la sua grandezza è anche in questa sua forza di essere così, così compenetrata, e tra l'altro anche ultimamente con un interesse rinnovato anche nei confronti del Mediterraneo. È vero che c'è una minore partecipazione di tipo militare diretto, ma intanto già ai tempi di Schröder ci furono gli interventi nella ex Jugoslavia, gli interventi in Afghanistan, l'ambizione dell'allora ministro degli esteri Fischer di avere un seggio alle Nazioni Unite,
ma diciamo anche poi sempre tutte le varie verità, anche quelle scomode, cioè la Germania non partecipa molto né alla politica estera né alla politica di difesa europea né a grandi operazioni militari, ma è uno dei grandi esportatori di armi, e quindi questo non va naturalmente nascosto. Ecco, un'ultima osservazione che mi pare interessante sia sulla normalità sia sul nostro modo di percepire la politica e soprattutto la democrazia tedesca, lo vediamo in questi mesi di ormai definitiva fine dell'era Merkel e di come questa transizione verso una nuova era, verso una nuova classe dirigente, verso nuovi leader, avvenga nella più assoluta normalità, dentro la vicenda politica, umana e personale di una cancelliera che veramente a me ricorda in questo momento De Gasperi e naturalmente anche i cancellieri che l'hanno preceduta. Cioè è finita un'epoca, è finito un mandato, non corro per fare chissà che altre cose o per essere... cioè mi ritiro in campagna, insomma questa è un po' la narrazione della fine dell'era Merkel, e questo tutto senza grandi sconvolgimenti, grandi dibattiti e grandi contromisure. Tra l'altro sempre nell'ottica di una normalità e di una forte concezione della democrazia, la Germania senza traumi, senza grandi contorsioni mentali, ha dato governi stabili per negli ultimi 30 anni e quattro legislature sono state legislature di grande coalizione, cioè in cui l'opposizione sì è stata abbastanza limitata, ma di fatto questo ha garantito una fortissima stabilità e una grande come dire, dialettica ma collaborazione fra forze politiche diverse. Tutto questo senza scandalo e senza nervosismi. Io mi fermo qui perché spero di essere stato esaudiente, ma naturalmente sono a disposizione se ci sono altre domande. Grazie. Se non ci sono altre questioni da parte dei nostri ospiti, io ringrazierei tutti per la partecipazione. Inviterei di nuovo tutto il pubblico a acquistare e a leggere il volume di Massimo Nava, Storia della Germania dopo il muro. Ricordo che gli appuntamenti della rete regionale proseguono il 21 maggio, poi di nuovo il 4 giugno, e darei la parola per una conclusione ad Agelli Martini. Beh, che dire, ringraziamo l'autore, che sarà anche un giornalista, però ha la capacità, di parlarci, di comunicare con noi in modo chiaro, senza dire delle banalità. Dopodiché il rapporto storici e giornalisti è un rapporto antichissimo. Io mi stavo laureando in storia e già sentivo dibattere, no, sulla differenza che c'è tra lo storico e il giornalista. Io credo che entrambi siano importanti, sia i lavori degli storici che quelli dei giornalisti, per farci capire meglio la realtà. Poi d'altra parte il professor Corni ci ha detto che lo storico ha bisogno di più tempo, no? di sedimentare le cose, i documenti. Però i giornalisti ci danno, come dire, ci danno una scossa su quello che sta succedendo oggi. Anche perché, Ada, se permetti, non si può andare a raccontare un paese senza averne letti i libri di storia prima. Sono assolutamente d'accordo. Grazie davvero a tutti gli storici che hanno avuto la bontà di venire con noi e di parlare di questo bel libro. Grazie a Mirko Carrettieri e spero di vedervi quanto prima in un'altra occasione. Davvero grazie per la vostra competenza e la vostra gentilezza.